tu sei attore e regista, nel mondo dello spettacolo, nel mondo del cinema c'è senz'altro il mondo del precariato. Tu come lo vivi, cosa hai visto, cosa ci puoi raccontare? Il mondo del cinema è un mondo caratterizzato dal precariato perché è un mondo di gente che non è dipendente, perché è gente che non è essendo assistita in nessun modo da istituzioni, ministeri della cultura, fondi per lo spettacolo, eti o quant'altro, deve tutti i giorni inventarsi un modo e una via d'uscita per cercare di in qualche modo arrivare a fine mese facendo quello che vuole, perché insomma poi in realtà la tragedia e la disoccupazione fa perdere peculiarità al nostro lavoro. Noi è bene che lavoriamo, ma è anche bene che facciamo il nostro lavoro, il lavoro che sappiamo fare, per cui siamo bravi, per cui abbiamo talento, per cui abbiamo studiato. Questa cosa nel cinema accade puntualmente, tutti noi, non soltanto i miei colleghi, quelli che fanno gli attori, ma anche i registi, gli scenografi, i macchinisti, gli attrezzisti, gente che vive di occasioni. Forse sarebbe il caso di cominciare a considerare anche il nostro un lavoro e di poter dare alle persone che questo lavoro lo fanno la possibilità di vivere una vita normale, con qualche certezza in più, con la possibilità di fare progetti per il futuro, cosa che al momento assolutamente a un ragazzo di 34 anni non è concessa. Tu hai parlato dei tuoi colleghi, ora ti faccio una domanda un po' paradossale, ma tu ti senti precario? Beh sì, mi sento assolutamente precario. Nonostante la fama e... No, guarda, viviamo in un mondo in cui forse è cominciato anche, è arrivato anche il momento di dircela questa cosa qua, nonostante appunto ci sia il mondo dei luccicante della televisione, gli inviti nelle trasmissioni della domenica, piuttosto che non l'essere riconosciuti per strada, la richiesta di fotografie, autografi. Viviamo in un momento in cui tutto questo comunque è portato avanti da uno star system che non esiste, da persone che si arrabattano per arrivare a fine mese, i miei colleghi che possono dire di essere riusciti a mettere da parte dei soldi, si contano sulle dita di una mano, tutti gli altri appunto è un continuo lottare come per tutto il resto del paese. Non voglio assolutamente, questa mia osservazione passi come una lamentela, però non è neanche giusto far credere che noi si vive in un mondo luccicante, dorato, quando in realtà appunto non possiamo fare progetti per il futuro, abbiamo un'età nella quale sarebbe anche arrivato il momento di pensare a cose più serie, più importanti, ma se io non arrivo a fine mese, ma come si fa? Ciao a tutti, vi invito ad andare assolutamente alla manifestazione di sabato 26 maggio, una manifestazione contro il precariato, per dire a chi ci dice di non cedere alla monotonia del posto fisso, che noi abbiamo ceduto la monotonia del posto fisso già da una ventina d'anni, il posto fisso non l'abbiamo mai visto, quindi un motivo in più per andare il 26 maggio a manifestare contro il precariato è insomma la propria individuale situazione disperata di ognuno di noi. Andate!